Perfetto. Ben arrivati a tutti. Oggi concludiamo i nostri tre webinar dedicati ai dati aperti nella regione Calabria. Siamo particolarmente fortunati e abbiamo Federico Morando e Andrea Borruso, quindi diciamo, chiudiamo alla grande questa tripletta di webinar prenatalizi. Io, guardate, dico, oggi funziona così. E come vi dicevo, è l'ultimo webinar di questo ciclo. Nel primo webinar abbiamo dato più o meno un'introduzione sul tema dei dati aperti con l'aiuto di Gabriele Ciasullo dell'Agit, che ci ha più o meno introdotto sulla questione. Marco Marrazza del Dipartimento della Funzione Pubblica ci ha raccontato il piano GP, ci ha raccontato quanto sia importante l'approccio al governo aperto anche in logica di dati aperti, anche, diciamo, è stato un modo per contestualizzare la pratica dei dati aperti dentro una prospettiva un po' più ampia che è quella del governo aperto, mentre il secondo webinar, il precedente webinar, abbiamo fatto una panoramica rapida e a mio avviso molto interessante su quelle che sono le esperienze regionali, su quelle che sono le esperienze regionali più recenti. Abbiamo visto i vostri colleghi della Regione Piemonte, peraltro grandi amici di Federico Morando, che è torinese, insomma, quantomeno per prossimità territoriale. Abbiamo visto come funziona, come sta funzionando e come ha funzionato in Emilia-Romagna, quali sono soprattutto non solo diciamo, la prospettiva dei dati aperti, ma anche le iniziative connesse ai dati, che forse sono anche una delle cose più interessanti in questo momento. Cioè, al di là del tirare fuori i dati, è interessante come nel caso della regione Emilia-Romagna, ma insomma, abbiamo anche tantissime altre esperienze regionali e anche nazionali. Intorno ai dati si costruisca, diciamo, un ecosistema di interesse, un ecosistema di valore civico, di valore pubblico declinato in maniere diverse. E poi abbiamo visto l'esempio della regione Campania con Angelo Cocchiarella e Dario Fonso che ci hanno raccontato com'è che sta funzionando da loro. Peraltro mi sembra un buon riferimento anche perché la regione Campania ha iniziato diciamo, un paio d'anni più o meno, come vi hanno raccontato, aveva una legge regionale, poi hanno fatto seguire delle linee guida e quindi è partita, diciamo, l'azione più strutturata. Contavamo di concludere questo ciclo di webinar oggi con diciamo, una prospettiva un po' diversa, nel senso che finora abbiamo visto diciamo, cosa sono i dati aperti, come le regioni hanno declinato questa cosa. Adesso proviamo a capire cosa avviene ai dati una volta che la pubblica amministrazione li ha esposti e lo cerchiamo di fare. Come vi dicevo un attimo fa, con l'aiuto di Andrea Borruso, ci racconta l'esperienza di Ondata, associazione di cui è presidente, e con l'esperienza di Sinapta, che ce la racconta Federico Morando, spin-off del Politecnico di Torino, start-up ancora per un po', come diceva Federico ieri. Diciamo, sono entrambi due persone, o quantomeno rappresentano due organizzazioni che lavorano con i dati pubblici. Ci interessa particolarmente il loro punto di vista perché ci aiuta a capire, in logica di servizio, come la pubblica amministrazione dovrebbe preparare i propri dati affinché qualcun altro li riusi. Prima dell'intervento di Andrea e di Federico, io mi prenderò, diciamo, una mezz'oretta per raccontarvi che cosa intendiamo nel momento in cui parliamo di riuso. Cioè, vi racconto tre casi, vi racconto tre esempi e provo a dirvi com'è che può funzionare. Io vi ricordo, prima di partire con il primo dei nostri interventi, il primo dei tre interventi di oggi, che al solito potete interagire con me, con i nostri relatori, con il nostro staff, usando la chat che già state utilizzando. Per dare il buongiorno, insomma, approfitto per ricambiare a tutte le persone che finora si sono affacciate in chat. Potete certamente, come è successo per i precedenti webinar, guardare la registrazione che verrà pubblicata integralmente insieme alle slide dei relatori sulla pagina di Eventi PA e dallo stesso sistema di Eventi PA, come già avvenuto per i precedenti due webinar, potete scaricare l'attestato di presenza. Considerate che oggi è venerdì.
Quindi ci sono buone probabilità che magari riusciamo a chiudere tutto entro il pomeriggio, però se non dovessimo farcela, alla peggio, diciamo, tutto questo pacchetto di restituzione del webinar, quindi registrazione, slide e attestati di presenza, potreste ritrovarveli al massimo lunedì, diciamo, lunedì mattinato. Vi ricordo che la pagina è sempre questa qui, cioè 20EPA, noi la facciamo funzionare come se fosse, diciamo, una sorta di ecosistema degli eventi pubblici che promuove il format, e le pagine evento racchiudono tutto quello che succede, cioè dalla stessa pagina in cui siete iscritti potete guardare i materiali che quell'evento ha prodotto. Io a questo punto proverei a far partire la mia presentazione. Mi avvierei molto, diciamo, lentamente perché siamo stati rapidi. In questo momento siete 53, ci aspettavamo un centinaio di persone, quindi diciamo che con molta calma ci potremmo avviare verso il primo dei tre interventi di oggi, che è quello che tengo io e che, come vi dicevo un attimo fa, provo a raccontarvi che si intende nel momento in cui parliamo di riuso dei dati. Come vi dicevo un attimo fa, immaginate questo ciclo di webinar come un percorso un po' più organico. Quindi, diciamo, la pubblica amministrazione deve esporre dati un po' perché, e questa cosa la vedremo meglio più avanti, esporre questi dati, crea vantaggio, crea valore pubblico. Un po' perché la normativa gli dice che deve farlo. Nel primo webinar che aveva Ciasullo ci citava un paio di passaggi del codice dell'amministrazione digitale. Ci citava un paio di passaggi del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che vi ricordo è il, vi ricordo che è il documento di strategia rispetto a tutto quello che è la pubblica amministrazione digitale. E infine mi sento, come dire, in dovere di aggiungere che in questo momento, soprattutto in questo momento, la disponibilità di dati aperti della pubblica amministrazione io la declinerei come un diritto digitale dei cittadini, cioè dal momento che i dati esistono, dal momento che la pubblica amministrazione raccoglie questi dati e dal momento che sulla base di questi dati vengono prese decisioni, diciamo decisioni importanti come quelle che vengono prese da circa un annetto a questa parte proprio sui dati della sanità, è indispensabile anche per una questione di trasparenza, per una questione di diciamo, coerenza dell'azione amministrativa rispetto a quelle che sono le esigenze che la generano, di esporre questi dati, di fare in modo che tutti possano metterci mano. È indispensabile, ripeto, diciamo, decliniamola come ci ha ricordato Marco Marrazza nel primo di questi webinar, in logica di accountability, cioè la pubblica amministrazione si accredita, è responsabile delle proprie azioni, deve dimostrare di agire nell'interesse pubblico, esporre i dati su cui queste decisioni vengono prese è un passaggio indispensabile per rendere l'azione amministrativa effettivamente più centrata sui dati e certamente più trasparente. Il secondo di questi webinar, come vi dicevo prima, abbiamo visto le esperienze delle regioni italiane, quindi abbiamo capito come una macchina amministrativa regionale si può in qualche modo adoperare per sviluppare un'azione di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti, e lo può fare in maniera strutturata, cioè con delle persone che hanno delle responsabilità, dei ruoli, delle professionalità, un portale che, diciamo, è il punto, il canale di sbocco di tutto il lavoro fatto a monte, cioè il lavoro, come dire, fatto a back-end di individuazione dei dataset, ripulitura dei dataset, valutazione della ipotetica incidenza di privacy su quei dati. Insomma, c'è tutto un lavoro addietro e ci è stato raccontato nelle tre esperienze, ma soprattutto c'è tutto un lavoro dopo, cioè una volta che i dati vengono esposti, generare interesse su quelle risorse è compito di una pubblica amministrazione che affronta, diciamo, in maniera consapevole, in maniera mirata, in maniera centrata, il tema dei dati aperti. Diciamo, tutta la fatica fatta prima verrebbe vanificata se poi non ci si prende cura dei dataset una volta esposti, si rischia di lasciarli, diciamo, un po' fini a se stessi. E quindi
ci interessava particolarmente, l'abbiamo visto con l'esperienza delle tre regioni, capire come, diciamo, si può creare interesse intorno ai dati una volta che vengono esposti, si possono aprire, cosa utile, che poi magari su questo sentiremo anche l'opinione di Andrea e di Federico, aprire un canale di comunicazione con tutti quei soggetti che stanno riutilizzando quei dati. Può essere utile per la pubblica amministrazione per capire come svolgere al meglio, ragionando in logica di servizio, la propria esperienza di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, e può anche essere utile per dare centralità ai dati esposti, in questo caso ai dati regionali. Ci interessava invece per quest'ultimo seminario, la voce di Federico e la voce di Andrea, in quanto persone che poi si trovano, una volta che questi dati vengono esposti, si trovano a farci delle cose. Adesso no, non anticipo nulla, ve lo racconteranno meglio loro più avanti, però, diciamo che questi dati poi servono, ci sono delle persone che li utilizzano, generano valore, generano business, generano, servizi per i cittadini, diciamo che sarebbe veramente molto riduttivo immaginare di assolvere al compito di esporre i dati, quindi pubblicare il dataset e lasciarlo lì abbandonato a se stesso. Su questo vi ricordo che il piano triennale per l'informatica e la pubblica amministrazione, diciamo, documento strategico, come vi dicevo prima, che dovrebbe essere la bussola che orienta l'azione delle pubbliche amministrazioni per tutto quello che riguarda il digitale, sul capitolo dei dati aperti esordisce proprio in questo modo, dice: il fine ultimo dei dati aperti è il riuso. Cioè, non serve pubblicare dati se poi nessuno li riusa, diventa un esercizio di stile, diventa una cosa fine a se stessa. E quindi quest'ultimo webinar abbiamo pensato di chiudere questo ciclo di webinar attraverso questo seminario di oggi, parlando proprio di riuso, innanzitutto dandone una definizione, ci provo io raccontandovi tre esempi adesso, e poi sentendo l'opinione di Andrea e di Federico, che ci aiutano a capire come questa parola riuso possa essere declinata. Però, se dovessi dirvi, prima ancora di raccontarvi esattamente di cosa si tratta, qual è la parola centrale nel momento in cui si parla dei dati aperti, certamente riuso dovrebbe essere, diciamo, il fulcro, è il momento in cui tutta questa cosa, tutta questa operazione di dati aperti prende vita, si anima, diventa interessante per davvero. La parola riuso è centrale e di fatto la possiamo più o meno declinare in questo modo, cioè la pubblica amministrazione espone dei dati, ci sono delle persone, degli sviluppatori, diciamo delle persone che hanno la capacità di poterlo fare, hanno l'interesse a farlo, può essere Federico, può essere Andrea, possono essere centinaia o migliaia di altre persone, considerando che i dati della pubblica amministrazione italiana attraverso un sistema di harvesting vengono esposti anche dal portale europeo, quindi diciamo uno sviluppatore finlandese piuttosto che spagnolo o portoghese in questo momento potrebbe riprendere mano ai dati esposti da una qualunque pubblica amministrazione europea e farci delle cose. Farci delle cose, diciamo, il limite è solo la fantasia e la creatività di chi li utilizza, potrebbero essere delle applicazioni di mercato, potrebbero essere delle applicazioni web, delle applicazioni smartphone, potrebbero essere dei business analytics, potrebbero essere un'infinita quantità di cose. Negli esempi che vi racconto adesso, provo a declinare un attimo che cosa significa questa infinita quantità di cose che si possono fare con i dati. Però qualunque cosa sia, alla fine ritorna come servizio ai cittadini. I cittadini in qualche modo sostengono attraverso la propria erogazione fiscale chiederei a tutte le persone che sono relatori e staff di non mettere mano alle slide, se no succede un casino. Queste persone, diciamo, i cittadini sostengono attraverso la propria erogazione fiscale l'azione della pubblica amministrazione, e in qualche maniera il riuso è il momento in cui questo cerchio si chiude, cioè la pubblica amministrazione che è stata capace non solo di esporre dati, ma anche di consentire a quei dati di essere riutilizzati, beh, diciamo, ha svolto il proprio compito, l'ha fatto al meglio. Io per raccontarvi questa cosa volevo proporvi tre esempi estremamente diversi da loro per, diciamo, collocazione geografica e temporale. Il primo esempio si svolge a Londra nel 1854, quindi diciamo più di qualche anno fa. Il secondo esempio di cui vi volevo parlare si svolge negli Stati Uniti d'America e si svolge nel 2007, quindi diciamo nel passato recentissimo. E infine volevo chiudere contestualizzandolo meglio con un esempio italiano che si sta svolgendo in questo momento. Partiamo da Londra del 1854, che non è un bel posto, è una città, diciamo, particolarmente, sporca.
è una delle prime megalopoli, quindi sta diventando molto grande, ma ancora non si è dotata di quelle regole urbanistiche che consentono a una città molto grande di sopravvivere a se stessa, perché c'è molta prossimità, è molto, le case sono una sull'altra, ci sono delle persone che tengono animali in casa. Diciamo, delle abitudini rurali sono state portate in città nonostante l'urbanesimo. Diciamo, le fogne sono quelle che sono. Non è un posto perfettamente salubre, ecco, diciamo così. Nella Londra del 1800, della metà dell'800, si muove questo signore qui, si chiama John Snow, è un anestesista. È un medico, è veramente molto molto in gamba e soprattutto è uno che, diciamo, ha senso civico, si interessa a quello che succede e diciamo che non si può non interessare a quello che nel 1854 sta per accadere a Londra, e cioè un'ennesima ondata di colera. Londra è stata colpita nel 48 con un sacco di morti a causa del colera. Nell'estate del 53, dell'853, una nuova epidemia di colera si abbatte su Londra e capita, come è già capitato in passato, che i quartieri più colpiti, cioè le persone, tendono a morire di più di colera, quelle che vivono nella sponda sud del fiume Tamigi. È più o meno la stessa zona che frequenta Jon Snow, quindi in qualche modo si interessa direttamente in quanto medico, ma anche in quanto, diciamo, persona interessata a capire che cosa sta succedendo. Vi ricordo che siamo nel 1853, il microscopio sarà inventato di lì a qualche anno, una trentina d'anni dopo più o meno, quindi in questo momento capire come il colera si diffonde, diciamo, l'unico processo scientifico può essere empirico, bisogna capire quello che sta succedendo andando a guardare i numeri, andando a guardare i dati, collocandoli. Ed è esattamente quello che inizia a fare Jon Snow, perché lui vu vuole comprendere come, cioè, diciamo, per arginare il fenomeno del colera è indispensabile capire com'è che arriva questa malattia. Ci sono una serie di teorie più o meno balzane all'epoca, una è quella dei miasmi, cioè che si diffonda, non lo so, per sospiri, non lo so, ci sono delle teorie strane, una specie di nebbia, non lo so, se andate a leggere le cronache dell'epoca, ci sono delle viste adesso, insomma, a più di 150 anni e sono abbastanza curiose, sono molto ingenue in qualche modo. Però, diciamo, l'incidenza della malattia non si capisce bene com'è che arriva. E Jon Snow inizia a ragionare, come vi dicevo un attimo fa, partendo dai numeri, quindi va a guardare dov'è che le persone muoiono, e ha una teoria che al momento è tutta da dimostrare, cioè che il colera si diffonde attraverso l'acqua, che sia l'acqua il veicolo attraverso cui la malattia si diffonde. Però, vi ripeto, no, non c'è un altro modo per capire cosa sta succedendo se non andandolo a guardare. Quindi lui di fatto costruisce una mappa, cioè prende il numero di persone che muoiono, più o meno le colloca, questa è, la mappa, è una ricostruzione della mappa originale di Jon Snow, le colloca nei quartieri e cerca di individuare quelle che a suo modo possono essere le cause di veicolo, il modo in cui arrivano l'acqua. Vedete, a un certo punto inizia a ragionare sul fatto che ci sono, vedete collocate in blu su questa mappa, delle fontane. Alcune di queste fontane, cioè in alcuni luoghi, ci sono delle fontane in cui intorno alla fontana c'è un grande numero di morti di colera. Paradossalmente, però, fontane distanti pochi chilometri rispetto a quella da cui muoiono molte persone, lì non ce ne sono. E questa roba è molto strana, lui non se la, non se, cioè, ha individuato che l'acqua è il veicolo, però non riesce a spiegarsi perché alcune fontane portano il colera e altre no. Ha bisogno di dati, ha bisogno di capire che cosa sta succedendo. Quindi va in comune, va al City Council di Londra e prova a chiedere la mappa della rete idrica, della città di Londra in quel momento. Guardando la mappa della rete idrica si rende conto che effettivamente alcune di quelle fontane, appartenenti tutti alla stessa rete idrica, portano il colera. Altre fontane appartenenti a reti idriche diverse, colera non ne portano. Quindi è, diciamo, il primo elemento empirico ragionato partendo dai dati e partendo da dati pubblici, perché la mappa della rete idrica è una disponibilità che poteva avere soltanto il City Council di Londra, non era a disposizione di chiunque, quindi è andato lì e ha proprio chiesto la mappa e marcato la mappa. E a quel punto ha continuato a ragionare in questo modo, associando numeri, dati
di morti, a fontane e a rete idrica imputata, diciamo, a rete idrica che porta l'acqua a quella fontana, e costruisce questa mappa. Vedete, in quel momento sono tre le aziende che distribuiscono l'acqua a Londra. C'è la Southwark and Wallax, che serve una enorme quantità di abitazioni e ci sono un sacco di morti per colera. C'è Lambert, che invece ne serve un sacco a sua volta, invece ne ha solo 98, e ce ne sono delle altre che con la somma arrivano a 1500 più o meno. Quindi riesce a capire, a individuare che certamente non si sa bene ancora come, vi ripeto, non è possibile individuare il bacillo del colera perché non c'è il microscopio, però non sa ancora come, però certamente c'è qualcosa che ha a che fare con l'acqua. Quindi prova a ragionare, prova a dialogare, e anche qui è una pubblica amministrazione aperta per l'epoca, con l'amministrazione di Londra, e dice: guardate, facciamo questa prova, chiudiamo le fontane, vediamo che cosa succede, facciamo passare una quindicina di giorni. E chiudiamo le fontane che sono servite da questa rete idrica, e vediamo se riusciamo davvero a arginare in qualche modo, se incide, se riusciamo a, se ci torna indietro qualcosa, se le persone smettono di morire di colera. Cosa che effettivamente avviene, e avviene grazie a tutto questo, diciamo, questo ragionamento di Jon Snow arriva grazie a una tecnica, se volete, estremamente moderna, che è la tecnica dei layer, cioè ha preso delle informazioni diverse, le ha localizzate su una mappa. È quello che succede ogni volta che apriamo Google Maps, sostanzialmente, cioè le ha collocate su una mappa e ha sovrapposto strati diversi, e quindi ha fatto coincidere le informazioni geolocalizzandole. Effettivamente, dopo 15 giorni di chiusura delle fontane, che Jon Snow reputa pericolose per la salute pubblica, la gente smette di morire. Considerate che in questo momento Jon Snow viene considerato una sorta di eroe cittadino della città di Londra, perché grazie al suo intuito, grazie ai suoi dati, grazie ai dati della città di Londra, grazie ai dati che anche lui si è costruito, come vi dicevo, per via empirica, è riuscito ad arginare l'epidemia di colera. Nota di colore: c'è una roba che nel piano di Jon Snow non riusciva a capire come che funzionasse, che era un monastero di monaci trappisti, sono quelli che fanno la birra. Questi monaci attingevano acqua dalla stessa fontana, però la bollivano per fare la birra e bevevano birra tutto il giorno, quindi non si ammalavano. Di qui la storia che chi beve birra campa 100 anni, proprio perché loro, bollendo la birra, uccidevano il bacillo del colera, e quindi non si ammalavano. E fra l'altro è una storia, insomma, che a Londra viene ripetuta spesso nei pub, proprio perché diciamo, la birra salva dal colera. La cosa che ci interessa, però, è di trovare qual è il meccanismo che fa funzionare questa storia, che la trasforma in una storia di successo. Cioè, di fatto, il meccanismo del riuso, quello applicato da Jon Snow in questa situazione, è appunto la disponibilità di dati, cioè il fatto che qualcuno, quando lui ha bussato al comune di Londra, gli abbia dato queste informazioni, le sue competenze di dominio. Considerate che, come vi dicevo, lui era un medico anestesista estremamente bravo, persona dotata di grande intuito medico, persona a suo agio col metodo scientifico, quindi diciamo l'intuizione va sempre confermata dai dati. Quello, come vi ho raccontato, quello che lui costruisce è un sistema di verifica dei dati, sostanzialmente basato sull'intuizione iniziale. Terzo elemento che rende il meccanismo del riuso, che innesca davvero il meccanismo del riuso, è l'esigenza specifica, cioè il fatto che a qualcuno l'elaborazione di questi dati sulla base delle competenze di dominio effettivamente serva. Vi ho raccontato questa storia anche perché, come dice Alessandra Magro in chat, condividere la conoscenza aiuta l'umanità. Se ci pensate, molte delle interviste che mi è capitato di leggere ultimamente sul vaccino del Covid che viene erogato, sono partite recentemente le campagne vaccinali, le stesse persone che hanno contribuito alla definizione del vaccino, diciamo, a scoprirlo e a sintetizzarlo così come verrà erogato, dicono che tutta questa cosa è stata possibile, e non era mai successo nella storia dell'umanità che in meno di un anno si trovasse un vaccino a una malattia così diffusa, anche grazie alla disponibilità di dati inedita finora. Cioè, tutti gli istituti di ricerca che fanno ricerca sul Covid hanno messo a fattor comune i propri dati in formato aperto e dato la possibilità
Evelina dice quello che fece Ilaria Capo. Esatto, io credo che Ilaria Capo abbia avviato insieme al CERN una sorta di data hub dei dati. Qui parliamo di big data, parliamo di grandi quantità di dati. Una sorta di hub che raccoglie dati a livello internazionale, quindi diciamo, metadatazioni comuni, renda questi dati interoperabili tra loro e quindi i ricercatori nel momento in cui, come è successo a Giosno nel 1850, hanno un'intuizione, possono verificarla sulla base dei propri dati. Questa cosa è centrale, è indispensabile, in questo momento probabilmente più di quanto non sia stato in passato, e ci aiuta a capire come effettivamente non solo i dati, ma i dati della disponibilità di accesso a questi dati rilasciati attraverso il paradigma dell'open data, attraverso il paradigma dell'open access, attraverso la creazione di un dialogo che veda coinvolti pubblico, privato, ricercatori, persone che hanno esperienze di dominio in logica di governo aperto, diventi sempre più centrale, diventi sempre più interessante. Sulla scorta di questo meccanismo, diciamo sull'idea di riuso, io volevo provare a raccontarvi altri due esempi. Diciamo, l'esempio di Giosno mi piaceva perché ci assolve completamente dal fattore tecnologico. Cioè, nel senso, nell'850 diciamo, i dati non erano una questione di tecnologia, ci aiuta a capire qual è, a isolare il meccanismo del riuso, a guardarlo in maniera più, diciamo, ripulita dalle questioni tecnologiche. Invece negli Stati Uniti nel 2007 la tecnologia, come vi racconto tra un attimo, c'entra anche abbastanza. Negli Stati Uniti, a differenza di come può essere da noi, andare in pensione è complicato, è complesso, è una roba difficile non tanto per una questione anagrafica o per il lavoro che si è fatto, ma perché i fondi pensionistici sono tutti privati. Quindi decidere a quale fondo affidarsi, quando andare in pensione, con quali regole farlo, è complicato, lo è da sempre perché diciamo, la privatizzazione del welfare americano crea delle conseguenze nel bene e nel male, questa è una di quelle, cioè nel momento in cui una persona vuole andare in pensione a una certa età, per farlo fino al 2007 aveva bisogno di una consulenza vera e propria, cioè aveva bisogno di andare da qualcuno, tipo una specie di CAF, immaginatelo, da qualcuno che andasse lì, che chiedesse a questa persona che stava per andare in pensione qual era la sua situazione pregressa, andasse a guardare i libri dove vengono riportati tutte le valutazioni dei fondi fatti in America, andasse a confrontasse i dati del corrispettivo americano dell'Istat, cioè andasse a guardare l'età media, insomma, facesse tutta una serie di valutazioni che faceva, come dire, a mano col proprio computer come consulenza viso a viso con la persona che stava per andare in pensione. E alla fine si riusciva a trovare la condizione migliore, il fondo pensionistico migliore per trovare le condizioni migliori e quindi per andare in pensione nel modo migliore possibile. Questa cosa resta così, come vi dicevo un attimo fa, fino al 2007. In America nel 2008 succede questa cosa qui, cioè questo signore che vedete in questa slide arriva alla Casa Bianca, è al suo primo mandato e una delle prime cose che fa, probabilmente diciamo, uno dei primi interventi strutturali sul funzionamento della pubblica amministrazione è una roba che si chiama Open Government Directive, è un memorandum sul governo aperto in cui chiede a tutte le pubbliche amministrazioni americane di rilasciare dei dati e di farlo in formato aperto, cioè di applicare il principio dell'open data. Non tutti gli enti lo fanno, non tutti gli enti lo fanno subito, molti sì. Tra questi, quelli che diciamo, per primi espongono dati e lo fanno in maniera più immediata sono proprio quelli che hanno dati diciamo, svincolati da vincoli di privacy, perché all'inizio, soprattutto all'inizio, quando non è prassi consolidata, i dipartimenti di pubblica amministrazione, gli enti pubblici americani temono cause della privacy. Sapete, nel momento in cui parte un nuovo procedimento amministrativo c'è sempre quel momento di indeterminatezza in cui non si capisce cosa può succedere, se faccio così sbaglio, se non lo faccio non so a chi guardare, non ci sono delle prassi consolidate. Quindi vengono tirate fuori soprattutto i dati che in qualche maniera erano già pubblici, solo che in sistemi diversi, in questo caso vengono esposti in formato machine readable, cioè in formato non più i file statici, ma file database dinamici come possono essere il CSV, come possono essere anche formati più evoluti.
In tutto questo, diciamo, come sapete, in America, diciamo, è la patria della new economy, la Silicon Valley, le start-up e tutto il resto. Ci sono questi due fratelli, si chiamano Mike e Ryan Alfred. Sono, diciamo, neolaureati all'epoca, lavorano con i dati, hanno già un'esperienza fatta, maturata credo in IBM o qualcosa di simile, diciamo, sono persone che hanno, con la propria professionalità, sanno come mettere mano a grandi quantità di dati, sanno come riutilizzarli, sanno come trovare valore, trovare significati all'interno di queste grandi massi di dati. Si rendono conto che la disponibilità di dati pubblici sui settori della previdenza sociale, quindi il welfare, piuttosto che, diciamo, tutte le amministrazioni che in qualche maniera hanno competenza rispetto a questa cosa, tutte le pubbliche amministrazioni che pubblicano quei libri che andava a consultare il consulente prima di mandare in pensione la persona che glielo chiedeva, sono disponibili come dati aperti. Quindi non è più necessario andare a guardare i libri per capire che cosa c'è dentro, ma possono essere presi e possono essere messi dentro un'applicazione. E in qualche modo il sistema di lettura, di ricerca della condizione migliore per andare in pensione può essere automatizzato ed è esattamente quello che fanno. Creano un sito, si chiama BrightScope. E questo sito funziona in questo modo, cioè io, diciamo, c'è l'utente che vuole andare in pensione, il sito gli propone chiaramente di fare un login, di compilare una pagina in cui gli vengono chieste una serie di informazioni, quanti anni hai, dove hai lavorato, diciamo, tutte cose di questo tipo. Queste informazioni vengono date in base a un algoritmo che fa una valutazione estremamente ampia su decine, centinaia di dati, cioè migliaia di dataset, è in grado all'utente di restituire quello che a giudizio, come dire, consolidato dai dati, è il miglior fondo pensionistico per la sua situazione in particolare e permette di farlo in maniera automatizzata. Questo meccanismo funziona talmente bene in America che di lì a qualche anno quella che inizialmente è una startup diventa un'azienda di successo e adesso ha una capitalizzazione molto molto alta. Non si limita a questo servizio, ma ne ha aggiunti altri, sempre servizi basati sui dati. E probabilmente una delle cose più interessanti, una delle cose che ci aiuta a capire quanto i dati pubblici siano effettivamente una materia estremamente malleabile e estremamente utile anche per scopi differenti, in questo momento. Mi pare di aver letto dal loro blog che una delle parti, uno diciamo, dei sottoinsiemi di business di BrightScope è proprio quella di vendere elaborazioni a fondi pensionistici, insomma fanno delle valutazioni basate sui dati, su grandi quantità di dati per chi vuole investire, per i grandi fondi di investimento. Considerate che l'esperienza come quella di BrightScope era sostanzialmente impossibile in assenza di dati digitali, cioè se quei dati che già c'erano, ci sono da sempre perché sono dati indispensabili per il funzionamento del welfare americano, però prima erano dentro libri contabili, prima erano archiviati in maniera tale che soltanto una persona umana potesse leggerli. Da quando sono diventati dati aperti, da quando sono diventati database, queste informazioni possono essere utili. Possono abilitare meccanismi di questo tipo. Vedete come anche qui, rispetto, diciamo, alla tripartizione del momento del riuso che vi raccontavo prima, c'erano certamente delle competenze di dominio anche prima che ci fossero, che partisse questo sito, e c'erano certamente delle esigenze specifiche perché ogni giorno migliaia di persone dovevano andare in pensione negli Stati Uniti d'America, ma l'assenza della disponibilità dei dati rendeva sostanzialmente impossibile un meccanismo di riuso, cioè la partenza di un sistema di questo tipo. Vedete qui come i dati hanno generato valore per tutta una serie di soggetti, eh? Cioè, certamente BrightScope ci ha fatto i soldi e non c'è dubbio perché una startup di successo ha avuto un sacco di, diciamo, ha avuto un ottimo riscontro. Certamente ci hanno guadagnato i cittadini perché possono andare in pensione pagando molto meno. Prima dovevano pagare la consulenza a una persona, invece adesso possono con qualche soldo di abbonamento possono rivolgersi a BrightScope e avere sostanzialmente lo stesso servizio. E ci ha certamente guadagnato, a mio avviso, anche la pubblica amministrazione perché ha svolto bene il proprio ruolo, ha ampliato il mercato, ha generato innovazione e soprattutto ha dato ai propri cittadini dei servizi che prima non esistevano. Volevo raccontarvi negli ultimi minuti che mi restano un terzo esempio, in questo caso è un esempio nazionale,
esempio che riguarda l'Italia e che in particolare riguarda la scuola. È un sito che a me piace molto ed è un ottimo meccanismo di riuso dei dati pubblici aperti. Guardate, io ho molti amici che da molti anni in qualche modo cercano di, come si dice in gergo, avere la cattedra, cioè dopo la laurea. Hanno deciso di insegnare a licei, insomma, a scuole superiori e per diventare professore di ruolo, io non so se vi è mai capitato quantomeno di ragionarci, però è effettivamente una cosa estremamente complicata. Io ho anche provato a farmela spiegare, vi assicuro che non ho, cioè, nonostante avrei prestato quanta più attenzione possibile, riuscire a capire come funziona per un insegnante che inizia da supplente e arriva ad avere la cattedra. È una specie di videogioco di strategia, cioè devi guadagnare dei punteggi vanno messi delle classi, i punteggi li guadagni su una classe, però ne guadagni di più su altre classi, insomma è complicatissimo. Quindi esisteva in Italia un'esigenza, considerate che il corpo insegnanti è molto molto grande, esisteva un'esigenza specifica nel cercare di capire qual è che fosse la strada migliore. Quale fosse la sequenza migliore per riuscire a guadagnare punteggio a seconda della propria classe di appartenenza nel momento in cui si vuole diventare insegnanti. Qualcuno ha ragionato su questa esigenza e ha inventato questo sito qui che si chiama Voglio il ruolo. Sostanzialmente cosa fa il sito? È un po' simile all'idea di BreadScope, cioè chiede al futuro insegnante di ruolo di dare una serie di informazioni, cioè in cosa sei laureato, quindi quali materie insegni, quale punteggio hai fatto finora, come, diciamo una serie di informazioni di base che raccontano la sua storia. E poi il sito in automatico è in grado di andarsi a guardare tutti i bandi dei provveditorati di tutte le province d'Italia e dare al candidato una prospettiva su quella che sarebbe la sequenza migliore in quel momento per lui per guadagnare più punteggio possibile e quindi per diventare di ruolo. Esatto, e come dice Alessandro, è un incontro tra domanda e offerta. Cioè, in questo caso c'era una forte domanda da parte degli insegnanti di capire perché, guardate, andarsi a guardare i PDF di tutti i provveditorati di tutte le province italiane è complesso, quantomeno. È la disponibilità di questi dati messi dentro un unico database che in qualche modo aiuta chi si vuole candidare a diventare professore di ruolo a trovare quella che in quel momento è la scuola che gli darebbe massimo punteggio, diciamo, è un valore enorme ed è un valore che questi candidati sono disposti a pagare. Voglio il ruolo funziona proprio in questo modo, cioè ti dà una prima opzione, una prima valutazione molto basica da utente non loggato, poi nel momento in cui ti loghi e vuoi essere informato, vuoi ricevere delle notifiche push, vuoi avere delle informazioni più puntuali, devi pagare un tot, che diciamo è una cifra assolutamente accessibile. Nazareno mi chiede se ne esiste uno per il personale ATA, che io sappia no, però a questo punto forse sarebbe una bu buona idea inventarselo, insomma, potresti provare a scrivere due righe alle persone che hanno voglia e ruolo e che magari avendo più o meno già sviluppato la tecnologia potrebbero, se con disponibilità di dati, potrebbe essere ugualmente interessante. Diciamo, per voglia e ruolo la disponibilità di dati pubblici è indispensabile, diciamo, è la materia prima su cui si basa il loro business. Quindi c'è una pagina in cui, diciamo, loro raccontano i dati che utilizzano e danno quasi una sorta di ranking rispetto ai dati esposti dalle pubbliche amministrazioni e qui dicono in maniera molto chiara, ad esempio, che se i provveditorati rilasciassero i dati in formato aperto, il loro lavoro sarebbe estremamente più semplice. Molti provveditorati non rilasciano i dati in formato aperto, ma rilasciano PDF, quindi loro devono andare lì, prendere il PDF, scardinare i dati che si trovano dentro quelle tabelle, riversarle nel loro database e abilitare il servizio. Quindi vedete come la pubblica amministrazione in questo caso sta rendendo molto più difficile a un operatore di mercato che genera valore, che genera vantaggio, la possibilità di ampliare ulteriormente il proprio business e di fornire un servizio utile, perché ragioniamoci, questo servizio potrebbe tranquillamente anche offrirlo il MIUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca, dal momento che ha competenza su questa roba, sarebbe stato legittimo che in qualche modo si fosse inventato un servizio di questo tipo. Non lo ha fatto, ci ha pensato il mercato, lo ha fatto sulla disponibilità basandosi proprio sulla disponibilità di dati in formato pubblico aperto, però
La cosa interessante è che, secondo me, a mio avviso, qui la pubblica amministrazione dovrebbe incidere molto come attività regolatoria, quindi dare degli standard, nel caso specifico, a tutti i provveditorati e dire: guardate, da oggi i bandi per le classi di concorso si fanno in questo modo, si usa un formato che è il CSV, certamente si rilascia il bando in PDF perché deve essere firmato dal provveditore, non lo so, deve seguire le sue sequenze. Però in parallelo dobbiamo ricordarci di rilasciare dati in formato aperto, cioè tutte le informazioni mettiamo imprigionate nel PDF perché il PDF c'è comodo, si protocolla e tutto il resto, li dobbiamo rilasciare anche in formato aperto perché sono utili e in qualche maniera stanno alleggerendo, sgravando la pubblica amministrazione di un servizio di questo tipo. Vedete, anche qui il meccanismo del riuso avviene sempre attraverso la stessa sequenza, cioè c'è un'esigenza specifica molto alta, incontro tra domanda e offerta, come diceva Alessandro prima in chat, cioè c'è una domanda molto alta di informazioni di questo tipo. C'è per quanto un po' scrausa la disponibilità di dati, in questo caso i dati dei provveditorati, e ci sono delle competenze di dominio di questi ragazzi che hanno, come dire, intuito la possibilità di business, sono andati a prendere quei dati, li hanno messi in un unico database, hanno creato un'applicazione che li faccia girare e quindi hanno creato questo sito e offerto un servizio ai futuri docenti di ruolo. Chi ci sta guadagnando e chi ci ha guadagnato in tutto questo? Secondo me è la domanda da porsi. A mio avviso tutti, certamente ci hanno guadagnato diciamo, le start-up tipo BrightScope o tipo Voglio il Ruolo. Certamente ci hanno guadagnato i cittadini perché hanno servizi migliori di quelli che avevano in passato, in alcuni casi pagando un prezzo assolutamente irrisorio, certamente più basso di quello che sarebbe stato in passato, e in alcuni casi, come quello citato dell'epidemia di colera a Londra, o l'attuale emergenza Covid internazionale che stiamo vivendo in questo momento, diciamo ci hanno guadagnato in salute, ecco, per non entrare troppo nello specifico. E infine credo che ci abbia soprattutto guadagnato la pubblica amministrazione perché ha svolto bene il proprio ruolo, ha dato la possibilità a soggetti diversi di creare valore, di sostenere al meglio l'innovazione pubblica, di creare certamente valore pubblico ma anche valore privato, che è assolutamente un bene, che tra i compiti della pubblica amministrazione c'è sicuramente quello di generare, di essere volano affinché soggetti diversi possano creare valore, possano creare business sulle risorse che espone, che si tratti di risorse fisiche o materiali o immateriali. Cioè, a mio avviso l'open data è un'infrastruttura, nel senso un'infrastruttura dell'economia della conoscenza, un'infrastruttura immateriale, come viene chiamata dal piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, ma è di pari livello rispetto alle infrastrutture fisiche, possa essere una strada, un aeroporto, un autobus, una linea di treno, è esattamente la stessa cosa. Per questo, a mio avviso, la pubblica amministrazione attraverso l'open data, diciamo, ha occasione di generare innovazione, di essere utile a tutti e di svolgere al meglio il proprio ruolo. Io su questo credo, diciamo, più o meno una prima definizione di che cos'è il riuso, credo di avervela data. Adesso chiederei ad Andrea di darci una sua definizione di riuso, diciamo, una definizione informata da parte di chi riusa ogni giorno i dati della pubblica amministrazione e certamente, diciamo, può avere un punto di vista diverso dal mio, certamente più interessante per voi proprio per capire che cosa accadrà ai vostri dati una volta che sono esposti. Andrea, ti lascio la parola. Grazie Gianfranco, è un piacere di incontrare tutte le persone collegate in questo momento. Allora, adesso le presentazioni che seguiranno, quella mia e quella di Federico, saranno in qualche modo diverse. Vabbè, diverse perché abbiamo un'esperienza diversa, ma perché sono due punti di vista interessanti perché l'approccio alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, secondo me, devo ancora ascoltare Federico, ma insomma conosco quello che fanno, verrà descritto e tracciato in
modalità diverse. E la mia, quella che vi racconto oggi, è legata a un'associazione non profit di cui sono presidente, che sarà per forza di cose diversa da quella di Federico, che sta facendo un bel percorso con la sua azienda. Quindi diciamo un percorso aziendale e un percorso non profit sono secondo me due belle occasioni per vedere rispetto a voi pubblica amministrazione quello che sono gli interessi, gli stimoli, le necessità. Leggo che si sente un po' male in chat, me lo confermate, non so cosa fare. Andrea, io ti posso dire che io ti sento benissimo, poi però puoi provare tipo a tirare un po' su il microfono così, non lo so, cioè, o avvicinare un po' il microfono, di solito aiuta. Allora vado alla presentazione. Io di mestiere sono uno che nel tempo si è occupato soprattutto di sistemi informativi geografici, quindi sono un classico tecnico GIS. Ho fatto questo, come dire, nei primi 20 anni della mia carriera. Poi mi sono avvicinato e specializzato sempre più al mondo dei dati aperti, che erano, come dire, un pezzetto dei dati territoriali, tenendo conto che i dati territoriali sono quasi sempre comunque tra i dati, come dire, di base, tra i dati più importanti, tra quelli che servono sempre. Nel 2015, insieme a un gruppo di amici e professionisti che facevano mestieri completamente diversi, questo è anche interessante rispetto a chi si rivolge alla pubblica amministrazione. Quindi avevamo giornalisti, sviluppatori, data scientist, altre persone che lavoravano in associazioni. Abbiamo fondato l'associazione Ondata, e il motivo per fondarla era in qualche modo per valorizzare alcuni lavori che stavamo facendo un po' in maniera distribuita per il territorio, ma senza fare per bene rete, senza dare struttura ad alcuni obiettivi civici rispetto all'utilizzo dei dati aperti e alla loro valorizzazione. Dopo un progetto sulla valorizzazione e trasformazione dei dati sui beni confiscati alle mafie, un piccolo gruppo di circa 10 persone fonda l'associazione. L'associazione all'inizio aveva dei temi di fondo sempre legati ai dati, ai dati aperti in particolare, ma abbastanza orizzontali, no? Nel claim, nelle frasi per definire l'associazione ci mettevamo un po' di tutto, dal giornalismo investigativo, allo sviluppo di soluzioni basate sui dati, all'advocacy. Passando il tempo, diventando più maturi, cercando di capire come funzionavamo e cosa pensavamo che fosse utile, abbiamo un po' verticalizzato. E questa frase che è messa in questa slide come dire, l'obiettivo che cerchiamo di portare avanti soprattutto in questi ultimi 2 anni. Quindi ci siamo focalizzati sul promuovere l'apertura dei dati e ci rivolgiamo soprattutto alle pubbliche amministrazioni. Nelle mie slide vedrete soprattutto degli esempi in qualche modo. Come dire, il passaggio dal non valorizzare al valorizzare, quindi in qualche modo troverete degli esempi che vi sembreranno in negativo, ma in realtà alle spalle c'è un meccanismo fondante nel rapporto tra pubblica amministrazione e mondo esterno, cioè un dialogo costante. Mi piacerebbe che da queste slide emergessero appunto alcuni punti chiave. Uno è l'invito a valorizzare, vabbè, è il titolo di
questo incontro. L'altro è il dialogo dentro fuori, quindi secondo me la pubblica amministrazione, se non ha predisposto delle modalità, è un punto fondativo. I dati aperti da solo, da soli non fanno funzionare il dialogo, bisogna proprio lavorare per costruire delle modalità e dei flussi, se no anche dati molto belli potrebbero perdere valore e ognuno deve stare nel proprio ruolo, perché così come la pubblica amministrazione ha dei ruoli e delle responsabilità, anche la società civile, le associazioni, il mondo dell'impresa deve, come dire, stare nei suoi ruoli. Allora, inizio da una cosa recente, è un'iniziativa che abbiamo chiamato Dati Bene Comune, è un'iniziativa che ha come obiettivo principale far emergere le criticità sui dati, diciamo, non pubblicati in maniera opportuna rispetto alla pandemia in corso. Perché ve la cito all'inizio? Perché in qualche modo è una sintesi di tutto un percorso che ha a che fare con i dati e con la loro valorizzazione. In questo si trova sia il ruolo della pubblica amministrazione, sia il ruolo dei cittadini, il ruolo del mondo della ricerca, e quindi mi fa molto gioco raccontarvela. Iniziamo da tanto tempo fa. Era partita la pandemia, siamo ai primi di marzo, quindi 15 giorni dall'annuncio, se non sbaglio, in Italia, guardavamo già questi terribili bollettini a cui ci siamo abituati. Terribili perché purtroppo contengono sempre anche notizie tristi, terribili perché nel tempo abbiamo imparato a capire che forse non raccontano bene il fenomeno in corso, perché è un po' una fotografia statica con dei numeri. Ma quello che succede è questo: in chat tra amici ci chiediamo, ma è possibile mai che questi dati, scusate, che queste informazioni in qualche modo non siano anche pubblicate in modalità diversa oltre che PDF? Perché i primi di marzo questi bollettini erano pensati per essere letti a video e per essere stampati, erano degli strumenti per i comunicati stampa. E la mia associazione, insieme a un gruppo di decine di altre associazioni, singole persone, ricercatori, quindi una rete larga, lanciamo su Twitter, quindi utilizziamo metodi informali, per segnalare, come fosse necessario che, questi dati potessero essere correttamente valorizzati, perché nei primi giorni facevamo una cosa poco sensata: utilizzavamo l'informatica per trasformare il PDF giornalmente in una tabellina, raccoglievamo quei dati e li ripubblicavamo noi in una situazione andata in formato CSV e JSON. Chiaramente è qualcosa di debole, perché l'ideale sarebbe che avvenisse sempre a monte, proprio per la qualità del dato che deve essere certificato da chi lo gestisce. Cosa avviene di molto interessante? Qui la società civile, come dire, chiede direttamente alla pubblica amministrazione di adeguarsi rispetto alle modalità con cui è possibile valorizzare il dato. E normalmente a volte si creano stupide polemiche: la pubblica amministrazione non funziona, ma così non si fa, ma così è sbagliato. Noi semplicemente la impostiamo in maniera semplice e diretta. Suggeriamo di fare la cosa dicendo che è un'opportunità e che
che è evidente che alle spalle c'è un database che produce un PDF. In 3 giorni dalla campagna, la protezione civile esce con il famoso repository in cui dal 7 marzo pubblica i dati aggiornati, come dire, e crea in qualche modo un precedente, nel senso che i dati aperti in Italia ci sono da diversi anni, certe linee guida sui dati aperti sono già vecchie, nel senso che hanno una qualità e una maturità che non ha richiesto molte modifiche nel tempo, ma la Protezione Civile pubblicando questo dataset con questa modalità, paradossalmente nel 2020, tra tutte le cose negative, segna un esempio, non facendo niente di speciale, applicando quello che è stato dell'arte da anni. Ovvero decide di scegliere dei formati adeguati, decide di descrivere in maniera leggibile dall'uomo e leggibile da una macchina. Federico è cintura nera, vi dirà tante cose belle su queste cose. Quindi descrivere in maniera anche leggibile da una macchina i dati che pubblica. Decidere dal primo momento di creare uno spazio in cui sia possibile interloquire con le famose issue. Per chi non sa cosa sono, immaginatele semplicemente una sorta di, diciamo, di forum in cui chi è all'esterno può segnalare una bruttura nel dato, ma può segnalare una proposta. Noi il primo giorno, se non sbaglio, primo e secondo, chiediamo una banalità, chiediamo di pubblicare tra i dataset un dataset da chiamare latest, cioè l'ultimo. In modo tale che chi fa lo sviluppatore avesse sempre un URL definito in cui c'era sempre il dataset più aggiornato con un URL stabile. Anche questo una banalità. Quello che colpisce a me, magari non siamo tutti d'accordo, di questa iniziativa è che una cosa che in qualche modo implementa lo stato dell'arte, quindi ripeto, non introduce nulla di nuovo, diventa un esempio, nel senso che purtroppo in Italia non ci sono grandissimi esempi di cose così semplicemente con, come dire, i 3 punti chiave sviluppati all'interno dei dataset. Evidentemente qui la protezione civile era pronta e in ascolto, perché queste cose non si fanno in 3 giorni, e questo diventa un esempio. Lanciamo la campagna invece Dati Bene Comune circa un mese fa, con questo, diciamo, slogan un po' per fare anche rumore. Perché soprattutto dopo il decreto legge che introduce, il DPCM che introduce, diciamo, l'Italia a colori, no? Giallo, arancione e rosso, in cui per la prima volta il Presidente del Consiglio, se avete visto la conferenza stampa di lancio, dichiara, noi assegneremo questi colori a partire da dati e da algoritmi, da regole che analizzano i dati e le trasformano in scelte, lo dice chiaramente, della prima volta. In conferenza stampa gli viene chiesto: ma quindi le polemiche che ci sono tra con i presidenti delle regioni? E lui dice: no, non c'è problema, perché non ci sarà, non sarà più politica, come dire, la scelta, sarà automatica. Esce questo DPCM, ma molti dei dati su cui vengono prese quelle scelte venivano e vengono pubblicati adesso in formati non adeguati alla valorizzazione. Vengono pubblicati per lo più in PDF, e allora lanciamo questa campagna. Lanciamo una campagna che ci colpisce perché, come Federico sa, ne ha fatte sicuramente pure lui, ma molti di voi probabilmente, quando ti lanci in campagne pubbliche in cui chiedi qualcosa, delle volte sono un po' ingenua, delle volte le pensate male, delle volte muoiono dopo 2 giorni. Qui avviene che si aderiscono al lancio, facendo un passaparola, più di 160 organizzazioni, aziende, giornali. Questa schermata è soltanto un subinsieme perché purtroppo non vi posso condividere il mio schermo, quindi è solo una fotografia. Ma mi fa piacere farvi vedere come ci siano da Legambiente a Gimbe, come ci sia Report, come ci sia Infodata del Sole 24 Ore, ActionAid,
Scienze in rete, lega ambiente, altro consumo. Se ci fate caso, c'è un mondo molto vario. Tutti insieme chiedono di pubblicare quei dati. Perché? Perché ad oggi non sono valorizzati in maniera adeguata. Questo è molto interessante. Dà delle responsabilità a chi come voi ha, secondo me, l'opportunità e l'onore di fare questo mestiere, perché secondo me chi lavora nella pubblica amministrazione ha un ruolo pesante, però è secondo me una gran bella cosa. Ed è un esempio di dato non valorizzato, su cui abbiamo chiesto, per il quale abbiamo proprio aperto la campagna. Probabilmente molti di voi conoscono il sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, visto che voi siete appunto Regione Calabria. Questo sembrerebbe una tabellina perfetta, no? Cioè, nel senso che sembra un classico sito di dati. Questa tabella però ha un problema. Una tabellina HTML, come sapete, vi sarà capitato tante volte di provare a fare un copia e incolla da una tabella web e portarvela verso un DB, verso uno spreadsheet, verso Excel. A volte si rompe la formattazione, ci sono celle unite, ci sono celle con dati aggregati, con dati con somme, sottrazioni, eccetera, eccetera. Nell'esperienza che avete fatto professionale sui dati aperti, sapete che, come dire, ci sono dei formati e delle modalità di pubblicare dati. Qui in questo sito non c'è il dato in formato, come dire, classicamente machine readable, non c'è il CSV, e non c'è, che ne so, il JSON, l'XML, non ci sono le API, c'è la paginetta HTML e soprattutto non c'è quello che abbiamo scoperto essere più importante, lo storico di questi dati. I fenomeni pandemici, i fenomeni legati alla salute, hanno il più grande valore non tanto nella fotografia giornaliera, ma nella variazione del tempo. Questo avviene con tantissimi dati, a maggior forza con questi. E quindi qui c'è un problema, come dire, di non valorizzazione piena dei dati, e si è costretti a fare, come si dice in termini, come dire, gergale, gli hacker civici, cioè abbiamo fatto uno script che ogni giorno va a prendere questa tabella, la trasforma in un CSV e la mette a disposizione nel tempo, quindi stiamo scaricando i dati giornalieri, quindi non solo sono machine readable, ma anche stiamo raccogliendo la serie temporale. Che cosa avviene? Che è il colmo dei colmi, no? Avviene che Sky, per pubblicare questi dati, non utilizza i dati di Agenas, anche perché Agenas ha messo una strana barriera, diciamo, anche se vuoi fare lo sviluppatore e prenderti quella tabella, c'è una strana barriera, uno strano blocco che si supera, ma se sei uno sviluppatore base non riesci nemmeno a prendere quella tabella, ma soprattutto, appunto, non c'è il dato storico e Sky TG24 a noi fa piacere, come dire, essere citati nel grafichetto, però è in qualche modo un esempio di non valorizzazione e del motivo per cui è necessario chiedere al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità e ad Agenas, per esempio, di pubblicare i dati diversamente. Altra piccola nota utilissima, che anche questa potrebbe sembrare una banalità, ripeto, in queste slide vi farò vedere per certi versi come sia necessario partire dalla non valorizzazione. Federico vi farà vedere invece roba bella, come dire, in positivo soprattutto. Questo è il sito del Ministro della Salute oggi. È una pagina noiosa, le note legali, è una pagina che tutte le pubbliche amministrazioni normalmente hanno. Ed essenzialmente c'è scritto cosa posso fare con i documenti
pubblicati sul sito del Ministero della Salute, che oggi è il sito di riferimento più importante sulle informazioni legate alla pandemia. Leggerete in basso la licenza Creative Commons 2.5, però se si va poi con il mouse sopra il link, quindi si apre comunque la pagina, io l'ho sottolineato con la freccetta in rosso, leggete che la licenza scelta è CC BY NC ND. Avete fatto, chi si occupa di Voglio Open Data sa benissimo di cosa si tratta. Chi si è formato grazie a questi webinar ne avrà sentito parlare, ma è una licenza totalmente fuori contesto, perché NC è non commerciale. Possiamo chiudere un occhio, facciamo finta che non l'abbiamo visto NC, ma quello che colpisce moltissimo è soprattutto la ND, una licenza che non consente opere derivate. Questo tipo di licenza è un blocco totale verso qualsiasi tipo di valorizzazione ed è, come dire, in antitesi con tutte le norme, nazionali ed europee, perché chi fa pubblica amministrazione in questo continente deve anche fare riferimento alle normative europee, e dal CAD, in poi, la pubblica amministrazione sa che deve scegliere, salvo alcuni casi, ma sono casi molto rari, salvo alcuni casi deve scegliere licenze che consentono il riuso pieno e la valorizzazione piena delle informazioni pubblicate sui loro spazi. La ND, la licenza che non consente opere derivate, non consente a me, a Federico, a partire anche da un brutto PDF pubblicato su questo sito, di creare delle opere derivate, e quindi io e Federico ci inventiamo una bellissima dashboard, un ricercatore riesce a mettere in correlazione dati presenti in quei PDF con dati di Istat e dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per individuare degli andamenti che nessuno aveva mai visto. Non possono essere ripubblicati da nessuna parte perché la licenza che blocca opere derivate blocca proprio la diffusione verso altri spazi di contenuti. Quindi questa piccola roba che è noiosa, che sembra solo formale, in realtà è sostanziale, totalmente bloccante, non si può valorizzare nulla. Noi stamattina, come Sostenibile Ondata, abbiamo mandato una PEC al Ministero della Sanità per cambiare questa licenza. Se qualcuno mi dovesse domandare perché c'è questa licenza, secondo me non c'è perché loro non vogliono che si faccia in qualche modo, che si blocchi l'uso. Secondo me è frutto di una pagina che è stata creata qualche tempo fa, quindi in qualcosa di lancio del sito in cui ancora questi temi erano, poco presi in considerazione. Quindi in qualche modo secondo me è soltanto una pagina un po' lasciata lì che poi non è stata nel tempo, valorizzata. E io sono quasi sicuro che risponderanno e modificheranno questa licenza. Valorizzazione del patrimonio informativo. Quindi abbiamo visto dei fatti formali. E 2 giorni fa l'Istat esce con una pagina importante. Trovate sulla pagina delle news di Istat, il lancio di questo sito e di altri, perché la notizia è che vengono pubblicati i primi dati del censimento permanente della popolazione delle abitazioni, che è il nuovo, diciamo, censimento di Istat il nuovo censimento di Istat che è partito da un po' di tempo. Questo è un sito nuovo dedicato dove trovate dati pubblicate in varie modalità. Noi utilizzatori di dati, ovviamente quando escono dati di questo tipo, le stelline negli occhi e abbiamo subito guardato. Sono dati grossi, nel senso che non sono le classiche tabelline da qualche migliaia di qualche migliaia di righe, ma sono censimenti della popolazione, sono
per il momento per 2 anni per tutti i comuni con le suddivisioni in fascia di età, sesso, sono dati non sono big data, ma sono dati che con un foglio elettronico non potete gestire. Andiamo sui 3 milioni di righe. Esce quindi o ieri o l'altro ieri, facciamo un piccolo check e quello che notiamo è che una delle tabelle più importanti aveva 1 milione di righe, 1 milione esatto. Questo è strano perché diciamo non sembrava un errore, sembrava come se mancasse qualcosa, come se nell'export e nella pubblicazione fossero saltate delle righe. E poi notiamo che navigando su quel sito non si potevano scaricare i dati, che è brutto perché è un sito importante. Dovevi cambiare browser, funzionava soltanto con Firefox e non con Chrome, al di là di cosa piace come browser, comunque Chrome è utilizzato da 3 persone su 4 in questo momento quasi, quindi che non funzionasse su Chrome era una roba brutta. Noi scriviamo direttamente all'Istat, sempre diciamo, in questo dialogo con la pubblica amministrazione, e il pomeriggio, comunque diciamo entro le 24 ore, riceviamo una risposta. Questo è importante, fa da esempio e come dire, sono pratiche da replicare. È chiaro che è un mestiere, nel senso che non è facile dialogare con la cittadinanza, ci vuole metodo, ci vuole staff, ci vuole tempo, ci vuole budget, non è rispondi a un'email. L'Istat comunque decide di farlo pienamente, almeno io nella mia esperienza ho sempre avuto questo tipo di le 3-4 volte che gli abbiamo scritto, sempre 24 ore, 48 ore con risposta nel merito, ci rispondono, ci dicono obiettivamente c'erano dei dati mancanti. E purtroppo non risolvono ancora la faccenda del browser, ma comunque ci rispondono sul pezzo. Quindi qui è stata una valorizzazione, diciamo sempre partendo dal negativo, a partire non tanto da robe formali, ma dei dati che erano mancanti. Succede a tutti, succede a Istat. Noi nel nostro ruolo abbiamo, tra virgolette, rotto le scatole. Loro nel loro ruolo pubblicano dati di grande valore e se sbagliano rispondono e risolvono. Oggi il dato è di 3 milioni e 200 righe, quindi erano saltate 2 milioni e 200 righe di dati. Un piccolo esempio di valorizzazione del patrimonio pubblico che abbiamo fatto un po' di tempo fa come associazione è un progetto che noi abbiamo chiamato Albopop. Albopop era per valorizzare i contenuti degli albi pretori. L'idea di base era ci sono dei contenuti che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare. Le regioni utilizzano di meno strumenti con gli albi pretori, sono più altri enti pubblici come i comuni a sfruttare moltissimo gli albi pretori. Lì l'idea era semplice, visto che gli albi pretori più o meno ce li hanno tutti e visto che spesso i siti degli albi pretori sono paginette HTML ma qualcuno mi ha cambiato la slide, scusate, ritorno a dov'ero che mi perdo. L'idea era quella di trasformare ciò che veniva pubblicato in albo pretorio in un flusso machine readable. Banalmente l'idea era quello di trasformare le pagine in un feed RSS e da un feed RSS, che è una vecchissima modalità di pubblicare dati sul web, vecchissima ma come dire, standard e interoperabile, attivare meccanismi di pubblicazione automatica come quelli su un canale Telegram, su un social. Lì c'erano dei casi in cui già i comuni pubblicavano dei dati, i dati in albo pretorio in maniera continua come feed RSS, in altri casi la società civile ha creato degli script per trasformare questi dati in feed RSS. Quindi qui una valorizzazione che a volte era negli atti, quindi che era in atto, e quindi questo è un consiglio, nel senso che cioè, la pubblica amministrazione cerchi sempre in qualsiasi contesto, anche in quelli un po' più formali come gli albi,
di trovare delle modalità anche machine readable, interoperabili e documentate di valorizzazione, perché poi partono in automatico dei meccanismi come questo. Federico vi farà vedere delle cose magiche in tal senso. Federico vi farà vedere roba che parte da dati come questi, che sono i dati sui contratti pubblici. Anche noi abbiamo fatto un progetto che abbiamo chiamato, sempre per suonare un po' come Albo Pop, dove il pop era popolare, abbiamo creato un progetto dedicato agli appalti, quello che abbiamo iniziato a voler costruire dei meccanismi che, a partire dalla lettura dei dati ANAC pubblicati sugli appalti, costruisse in automatico dei piccoli criteri di valutazione su come stanno funzionando o meno gli appalti, i contratti pubblici in un territorio piuttosto che in altro, o in generale, a segnare le cosiddette bandiere rosse, che non sono nulla che ha a che fare con la legge. Sono, come dire, delle note di supporto soprattutto ai decisori rispetto alle cose che avvengono nel mondo degli appalti. L'altro obiettivo del progetto era quello di pubblicare anche in un formato che si chiama Open Contracting Data Standard, che è un formato internazionale, standard, che stanno iniziando a implementare in diversi paesi del mondo. Quello che vedete in questa mappamondo in verde sono i paesi che in qualche modo stanno implementando l'utilizzo di questo formato. E ancora una volta, questo per le pubbliche amministrazioni è fondamentale, perché non c'è quasi mai niente di ciò che viene pubblicato che vale soltanto per un territorio e che non ha senso valorizzare rispetto al, come dire, alla globalità delle informazioni, perché qualsiasi fenomeno si deve leggere sì nel territorio in cui siamo, ma anche in relazione a ciò che avviene vicino a noi e in tutte le parti del mondo. Quindi la scelta di utilizzare standard interoperabili e documentati è un requisito, come dire, base, senza cui non si può fare valorizzazione piena dei dati. Altro piccolo esempio, qui scriviamo una PEC ad ANAC perché verifichiamo che molti siti della pubblica amministrazione avevano la sezione amministrazione trasparente che bloccava l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Questo era, come dire, in qualche modo impedito, non è possibile, perché appunto non è trasparenza piena. Diciamo, già le norme prevedevano di non poterlo fare. Lo segnaliamo ad ANAC, scriviamo un report dettagliato con alcuni esempi e facciamo ancora una volta una campagna web, e l'Autorità Nazionale Anticorruzione ci risponde e introduce nelle sue norme, nelle modalità di interloquire con le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, come dire, l'obbligo di dichiarare che il blocco rispetto all'indicizzazione dei motori di ricerca non è stato applicato. Ancora una volta questa cosa ha funzionato non tanto perché noi abbiamo alzato il ditino, ma ha funzionato nell'insieme, nel rapporto bilaterale, e l'obiettivo era quello di poter valorizzare in pieno amministrazione trasparente. Se non è indicizzato sul motore di ricerca, io non troverò praticamente mai quel dato, perché molto spesso nei siti di ammissione trasparente non è nemmeno abilitata la ricerca. Mi mancano pochi minuti, voglio chiudere forse le ultime slide. La valorizzazione del patrimonio informativo necessita delle volte la documentazione.
Questa è una cosa che mi lega a Federico, abbiamo fatto un webinar da poco a tema. Probabilmente molti di voi non hanno idea, non lo sapevo nemmeno io fino a poco tempo fa, di cosa fosse l'SDMX. Diciamo che è una modalità molto tecnica per accedere ai dati pubblicati da Istat nel loro data warehouse, quindi nel loro grande catalogo. Cosa non ci funzionava? Che questa modalità, che è una modalità per chi che sa fare cose molto belle e molto interessanti, soprattutto per chi sa fare analisi dati e per chi sa fare sviluppo software, non era documentata. Né io né Federico capivamo bene come poter accedere a questi dati. Allora, come associazione abbiamo costruito una guida diciamo per tecnici, non è una guida per tutti, bisogna un po' essere diciamo del mestiere, ma questa cosa ha cambiato un po' l'approccio a questi dati. Aziende skillatissime, io non voglio fare la sbirciata a Federico, ma insomma, aziende come quella di Federico, che vi stupirà per quello che fa, hanno trovato in questa documentazione un punto di ingresso con cui loro probabilmente poi faranno robe importanti. Quindi, in termini di valorizzazione, qui la cosa molto utile è che la pubblica amministrazione, laddove pubblicasse informazioni le cui modalità di accesso necessitino una documentazione, questa documentazione non è presente da qualche altra parte nel web, l'invito è sempre quello a documentare, perché altrimenti, come succedeva a me fino a poco tempo fa, io non avevo idea di come accedere a questi dati e quei dati più o meno li avrei usati male. Adesso posso creare bot, avvisi automatici, dashboard automatiche. Successivamente a questa nostra cosa, Developers Italia ha creato una pagina dedicata alla documentazione in maniera standard della stessa guida, quindi è molto interessante le azioni a catena che possono nascere da un'azione che qualcuno fa. Non vi tedio, no, vi faccio solo l'ultimo esempio, questo qui che... Allora, Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, ancora una volta dati, questo è un PDF, loro pubblicano soltanto un PDF, è un bando che assegna beni confiscati per valorizzare beni immobili, li assegna alle non profit. Guardate cosa c'è scritto, c'è la regione, il comune, ho bisogno che non mi cambiate la slide, la regione, il comune e l'indirizzo. A volte l'indirizzo è Corso Cavour, Traversa, Via Giordano, San Leonardo, cioè indirizzi incomprensibili. Nella colonna dati identificativi c'erano i dati sulle particelle catastali. L'Agenzia delle Entrate cambia la licenza poco tempo fa, settembre 2020, sull'accesso alle mappe catastali e grazie a questi numeretti brutti nel PDF, grazie a questo cambio di licenza che consentiva di utilizzare i loro dati, abbiamo trasformato questa tabella in un servizio che consente alle associazioni che volessero capire qualcosa di più su quel bene immobile che vogliono assegnato un po' per cambiare la loro vita lavorativa, capire dove siamo. Questa è una mappetta, diciamo, automatica, dinamica, in cui ci sono i dati catastali, la dimensione della particella, e il dato è stato valorizzato grazie a fatti sostanziali, cioè i dati presenti, a fatti formali come la licenza. Questa è un'email di riferimento dell'associazione, e quello è il nostro sito. Scusatemi se ho perso qualche minuto in più, e grazie. Grazie, grazie a te Andrea, grazie assai. Ci sono alcune cose del racconto di Andrea che mi piace diciamo, isolare e commentare prima di passare la parola a Federico, soprattutto dal punto di vista di una pubblica amministrazione che diciamo, si sta per confrontare, si sta confrontando o quantomeno ha iniziato un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico. Dialogo. Cioè, c'è una serie di persone che nel momento in cui voi mettete fuori i dati, diciamo,
gratuitamente offrono delle consulenze molto puntuali sul valore di quell'informazione, sul valore di quel servizio, e diciamo, qualunque dipendente pubblico sa che nel momento in cui realizza un servizio è una delle cose più difficili capire da dove iniziare per migliorarlo una volta che viene esposto, e provare ad ascoltare persone con una professionalità molto ampia, con grande passione, con grande capacità di diciamo, incardinare i dati, le informazioni in un discorso più ampio, un discorso anche più proficuo per la stessa pubblica amministrazione, secondo me è prezioso. Rispondere alle mail, provare a chiacchierarci, provare a utilizzare canali, presidiare canali social, questo può essere certamente innanzitutto un buon modo per capire quella che è la temperatura diciamo, generale rispetto ad alcune iniziative particolari. E poi magari anche partendo diciamo, diciamo, questa sorta di sentiment analysis casareccio, insomma, basta dare uno sguardo a quello che la gente sta dicendo rispetto all'iniziativa portata avanti e può essere un buon punto di partenza. E comprenderne malumori, comprenderne criticità, comprendere opposizioni e provare a ripartire di lì, certamente è un ottimo punto di partenza. Andrea, ancora grazie. Federico, io ti lascerei la parola, puoi aprire il tuo microfono, la tua webcam mi sa che è già Sì, aperta. grazie, mi Grazie, mi sentite? sentite? Sì, ti sentiamo bene. Perfetto. Allora, vi ringrazio per questa opportunità di raccontare l'esperienza, insomma, mia personale con gli Open Data, ma in particolare l'esperienza di Synapta, che è la startup di cui sono cofondatore e amministratore. E sicuramente l'introduzione di Gianfranco e Federico, Gianfranco e la appena è partita la tua voce si sentiva benissimo, dopo un istante si è abbassata, non so se è tipo Posso provare a tenere troppo. su il microfono? Secondo me c'è un Sì, ritorno abbastanza forse forte sul tuo, quindi poi probabilmente quando migliora. se volete posso provare ad Ok, dai, avvicinarlo, proviamo se così. volete posso provare ad Sì, avvicinarlo. forse è meglio, forse è meglio. Va bene, perfetto. Allora, Vi dicevo, l'esperienza che vi racconto è quella di Synapta, una startup innovativa che ho fondato assieme ad alcuni colleghi ed amici all'inizio del 2016. Prima di questa esperienza, per molti anni avevo lavorato al Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino, dove uno dei temi principali su cui avevamo applicato attività di ricerca e di supporto alla policy era proprio quello dei dati aperti. E non a caso, insomma, con Gianfranco, con Andrea, con molte delle persone della community Open Data italiana, abbiamo condiviso prima della nascita di Synapta, ma anche dopo, alcuni progetti interessanti. Non c'è bisogno che diciamo, vi tedi sul tema dati aperti, siccome avete avuto una forte introduzione. Penso invece che possa valer la pena ricordare, anche se la presentazione di Andrea Borruso vi ha già dato, secondo me, molti elementi per avere un'idea intuitiva di quello che era presentato in questa slide, il fatto che per creare davvero valore dai dati c'è tutta una serie di step che è importante compiere. Da questo punto di vista la creazione poi di vera e propria conoscenza grazie ai dati e le varie tecniche avanzate di machine learning, di intelligenza artificiale, insomma tutte le robe molto belle che si sentono raccontare e sono vere riguardo alla data economy e alle possibilità offerte dai dati, dipendono da una base di questa piramide che è un po' come se l'avete incontrata,
magari in qualche corso, la piramide di Maslow, la piramide dei fabbisogni delle persone. Così come è difficile, diciamo, dedicarsi alla filosofia o anche solo alla famiglia se uno ha fame e freddo, così per i dati, diciamo, creare nuova conoscenza, fare machine learning, arricchirli con nuovi metadati è difficile se prima non abbiamo soddisfatto dei bisogni fondamentali. Tra questi bisogni fondamentali sicuramente c'è la messa a disposizione da parte di qualcuno del dato grezzo e poi c'è la raccolta, la gestione di flussi che facciano in modo che il dato sia sempre diciamo, automaticamente aggiornato ogni qualvolta all'origine muta, una gestione proattiva e comunque consapevole della qualità del dato e che poi si può passare a fare le cose interessanti. Purtroppo le cose un po' meno interessanti vanno fatte prima. Questa slide vedo che non si vede perfettamente, ma no, non importa, era solo una slide per dirvi che Synapta nasce appunto all'inizio del 2016 con l'idea di fare in particolare attività di data integration e quindi nasce per lavorare a partire dalla base di quella piramide. Poi naturalmente, siccome lavoriamo per dei clienti, aziende, pubbliche amministrazioni, che devono poi diciamo, consegnare dei risultati utili con quei dati, naturalmente andiamo oltre quella base, ma la base, cioè fare in modo che i dati ci siano collegati tra loro, siano integrati dati di più fonti diverse che vanno analizzati in modo complementare, non la scordiamo mai ed è una delle nostre parti distintive. All'inizio del 2016 il team di Synapta era fatta da questi tre qua, uno dei quali sono io, in un periodo in cui ero discretamente sovrappeso, devo dire, e questo team oggi è cresciuto in maniera significativa. Se la foto si carica, perché vedo che c'è qualche rallentamento, forse dovuto alla dimensione dell'immagine, dovuto Federico, alla dimensione dell'immagine, sì? senti, continuano a dirci che il tuo microfono arriva lievemente basso. Potresti provare a fare questo tentativo tu non so Sì. se vedi accanto all'icona del Guarda, microfono la metto il volume diagonale. al massimo. Ecco, provare. Guarda, metto il volume. Suppongo. Mi sentite? Mi sembra vada meglio, non lo so, chiedo Va scusa. bene, Adesso allora sto naturalmente cercavo di farvi vedere la foto del team di Synapta al completo, ma almeno sul mio schermo mi dice loading e non la carica, era un'immagine ad alta risoluzione, non ho tenuto conto del fatto che forse questa piattaforma non riesce a gestirla. La salteremo, immaginatevi un gruppo con l'età media sotto i 30 anni di una ventina di persone sorridenti. Suppongo che voi non lo stiate vedendo. In questa slide c'era anche una serie di informazioni, diciamo, sulla vita di Synapta, che appunto è nata grazie alla collaborazione con un paio di aziende che lavorano in settori collegati al machine learning e all'intelligenza artificiale, che sono Celi e Regesta. Regesta, per esempio, ha fatto progetti molto interessanti nell'ambito open data, come il portale sui linked data della Camera dei Deputati. La crescita della nostra azienda poi è stata supportata anche da un fondo di investimento che si chiama Oltre Venture, che ha guidato un aumento di capitale a metà del 2018, che sicuramente è stato un elemento importante per consentirci di passare, diciamo, dalle 5-6 persone che eravamo all'epoca alla ventina che siamo adesso. Purtroppo appunto questa slide vedo che non si carica, passiamo a quella successiva in cui diciamo, vi mostro come già verso insomma, la fine del 2018, quando il portale europeo dei dati aperti ha fatto questa scheda sull'Italia per raccogliere alcune delle buone pratiche relative ai dati aperti in Italia, Synapta era diciamo, indicata come una best practice proprio per il lavoro che stiamo facendo, in particolare sui contratti della pubblica amministrazione, sull'integrazione di quei dati
simili, diciamo, a partire da dei file strutturati di XML come quello che vi ho fatto vedere prima Andrea Borruso. Però questa slide non ve la faccio vedere tanto per vantarci del fatto che siamo stati indicati come una best practice. Ve lo dico perché questa cosa che già all'epoca, quindi insomma ormai sostanzialmente un paio d'anni fa, era indicata come una best practice che si era sviluppata negli anni precedenti, in realtà per noi all'epoca era poco più di quello che chiamiamo un minimum viable product, cioè prendere gli open data e metterli assieme era già percepito come un pilota carino, ma vi assicuro che ci sono stati negli ultimi 2 anni sicuramente più di 10 anni uomo spesi per fare in modo di ottenere dei prodotti che dal nostro punto di vista fossero, se non maturi, diciamo, effettivamente competitivi per creare business intelligence, intelligenza, insomma, da quei dati. Questo lo dico quindi per sottolineare il fatto che diciamo, dal pilota interessante che si può raccontare e che magari può vincere un contest nell'ambito degli open data, per passare a qualcosa che abbia un impatto significativo per le aziende, per i cittadini, in alcuni casi servono letteralmente diciamo, anni di lavoro. Un anno dopo quel riconoscimento, circa un anno fa, abbiamo ricevuto per esempio un altro come appunto una piattaforma, quella che vi raccontavo tra poco, contrattipubblici.org, che mettesse nostre doti tecniche imprenditoriali al servizio della pubblica amministrazione per analizzare i dati pubblici sui contratti, i dati sul public procurement, in una maniera appunto utile alla PA stessa per innovare. Ebbene, anche a questo stadio era un riconoscimento, diciamo, al potenziale, ma all'epoca, lato pubblica amministrazione, noi avevamo, credo, 3 clienti, mentre ne avevamo già più di una cinquantina, dal lato, dei fornitori della PA che utilizzavano la nostra soluzione per capire, diciamo, chi vende cosa a chi nell'ambito pubblica amministrazione e quindi, che opportunità di business, c'erano in questo campo. Adesso ho detto troppe cose senza farvi vedere qualcosa in più, senza spiegare qualcosa in più sulla piattaforma, quindi passo a raccontarvi del nostro progetto principale che è, diciamo, al centro sia del nostro lavoro che diciamo, delle interazioni, dei riconoscimenti di qui sopra, ma appunto quei riconoscimenti, ripeto, ve li ho fatti vedere per dirvi che quando voi trovate un progetto interessante, uno use case carino, probabilmente mancano ancora letteralmente decine di anni uomo di lavoro prima di arrivare a qualcosa che possa avere un impatto significativo sul mercato. Questa piattaforma, contrattipubblici.org, che è appunto un motore di ricerca e una serie di tool di visualizzazione di business intelligence sui contratti pubblici, è sostanzialmente una vista, una faccia che noi mettiamo sopra una base di conoscenza che rappresenta più di 50 milioni di contratti pubblici, i quali a loro volta sono il legame, il rapporto tra circa 30.000 stazioni appaltanti, insomma tra la maggior parte, se non tutte le pubbliche amministrazioni italiane e circa 1 milione di aziende fornitrici. Di cui più o meno 650-700 mila registrate in Camera di Commercio, quindi soggetti rispetto ai quali c'è tutta un'altra messe di dati che si possono collegare grazie alle informazioni registrate appunto nel registro delle imprese. Questo lavoro, per darvi l'idea appunto di poi un impatto che questa conoscenza può avere sul mercato, è utilizzato diciamo, da soggetti che sono tra i vincitori di circa 5 miliardi di euro di gare pubbliche l'anno. Se voi pensate che la dimensione di questo mercato è di circa 150-170 miliardi di euro l'anno, 5 miliardi rappresentano una percentuale, diciamo, che non è proprio completamente trascurabile, ma ancora molto bassa rispetto al totale. Di che dati sto parlando? Quel file, quell'XML che vi ho fatto vedere prima, Andrea Borruso, è un file che rappresenta diversi contratti della pubblica amministrazione con i fornitori. Stiamo parlando appunto delle cose pubblicate ai sensi della legge anticorruzione, della legge
del 2012, stiamo parlando di cose molto eterogenee, quindi dall'affidamento diretto perché si è rotto un vetro e si chiama l'artigiano più vicino per aggiustarlo perché siamo in inverno, fa freddo, fino alla progettazione o all'esecuzione di una grande opera. Come dicevamo prima, stiamo parlando di decine di miliardi di euro l'anno di valore, acquisizione di beni, servizi e lavori. Un problema noto in questo campo, diciamo che veramente funesta anche le possibilità di generare concorrenza nella fornitura dei beni pubblici, è che non c'è un punto di accesso unico. È vero che le gare sopra una certa soglia, quella comunitaria, sono pubblicate sul portale TED, diciamo l'allegato della Gazzetta Ufficiale Europea. È vero che le gare sopra un'altra soglia sono collegate, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Italiana. È vero che altre gare sono pubblicate sui giornali piuttosto che sui portali delle singole stazioni appaltanti, ma chi vuole essere un fornitore della pubblica amministrazione deve comprarsi un servizio privato che gli notifichi le gare di suo interesse, altrimenti non riesce a monitorarle. Questo non è il nostro lavoro principale perché è un lavoro che già si faceva, che si fa da 20 anni, all'inizio diciamo, ritagliando gli annunci sui giornali e facendo una sorta di rassegna stampa e poi con tecniche più o meno automatizzate, di solito meno automatizzate e più basate sul lavoro manuale. Quello che noi abbiamo cercato di aggiungere, peraltro il lavoro importante e utilissimo che è stato fatto con portali come Acquisti in rete Piasma, Almepa e altri diciamo, mercati elettronici, non ha risolto questo problema perché è una fonte in più interessante, molto utile, che può portare concorrenza ulteriore su certi tipi di richieste di offerta e affidamenti diretti, piuttosto che un'ulteriore struttura alla procedura amministrativa e semplificazione. Quindi io trovo un esempio molto interessante, ma non è un punto di accesso unico e non è neanche uno strumento utile ai fornitori che volessero capire un po' davvero quali sono tutte le opportunità sul mercato. Quello che noi abbiamo cercato di fare, infatti, era uno strumento di business intelligence che mancava, quindi non l'unica cosa che c'era già, uno strumento per notizie sui bandi nuovi, ma uno strumento che potesse far capire i competitor cosa stanno facendo dal punto di vista della PA e le altre PA cosa stanno facendo, un consuntivo delle spese, del benchmarking, un'individuazione di fornitori più interessanti. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo fatto è stato mettere assieme tutta una serie di fonti diverse per riunirle in un'unica piattaforma. Qui Gianfranco mi confermi che non si vede questa slide, che non c'è Riccardo, la. è troppo grande, Leo. Va bene. Temo di sì, Federico, Ok. temo di sì. Passiamo comunque. Seconda Sì, opzione. di là vi spiegavo sostanzialmente in sintesi le nostre fonti. Le nostre fonti sostanzialmente sono dati aperti, scraping di portali, quello che diceva prima Andrea Borruso, scriviamo dei programmini che si vanno a prendere delle tabelle, dei testi, dei file, dei portali, automatizziamo il più possibile questo processo. Dopodiché usiamo varie tecnologie, sia open source, tecnologie quelle tutte open source, i dati alcuni sono proprietari, per mettere assieme i pezzi e poi diciamo, fare un monitoraggio delle scadenze per i fornitori, vedere quando scadono i contratti, delle analisi di mercato utili, capire cosa succede anche sotto soglia di affidamento diretto, ambiti in cui non ci sono le gare, dare strumenti di monitoraggio dei concorrenti o di individuazione di nuovi partner ai fornitori. Naturalmente questa cosa, lato pubblica amministrazione, permette degli utilizzi anche interessanti per trovare a chi fare delle richieste di offerta, quindi metto una parola chiave, una keyword di interesse, poi faccio vedere un paio di esempi e individuo chi sta lavorando già in questo campo. Per arricchire il mio albo fornitori o per fare direttamente una richiesta di offerta mirata, richieste di preventivi a 3 a 5 player che però ho qualificato in modo oggettivo o analisi di vario tipo, piuttosto che per i soggetti in house anche delle attività un po' diciamo, più commerciali simili a quelle delle normali aziende che operano sul mercato libero. Per farvi un esempio, qui prendo
una keyword, quella Data Protection Officer, quindi il soggetto che diciamo, coordina il lavoro relativo alla tutela dei dati personali, in particolare ai sensi di normative come il GDPR. Metto qualche sinonimo e vi faccio vedere con la nostra piattaforma cosa si può fare per far vedere un po' praticamente cosa succede a partire appunto da Open Data. Qui, per esempio, ci sono delle keyword come DPO, che è la sigla, o Data Protection Officer per esteso, piuttosto che responsabile della protezione dei dati personali, o la sigla in italiano, insomma, un po' di sinonimi. Vengono individuate diverse migliaia di contratti che hanno nel loro oggetto. Queste diverse migliaia sono prese dai 50 milioni che dicevamo prima. Vedete in Data Cloud sulla destra che i temi sono effettivamente quelli che ci aspetteremmo: GDPR, privacy, responsabile della protezione dei dati, adeguamento delle policy sulla data protection e così via. Questo tipo di vista può anche essere complementata da una vista in cui si vedono i soggetti che hanno speso di più su questi temi. Nella mappa che c'è a destra si vede il numero di contratti per regione, si può vedere anche per provincia, quindi com'è distribuita geograficamente questo tipo di fenomeno. Questi screenshot sono di qualche tempo fa. Come vedete, in alcune regioni c'è stato diciamo, più alto numero di soggetti che hanno fatto dei contratti esterni per adeguarsi a questa normativa. Interessante vedere che qui il grafico arriva fino al 2018, che è l'anno di entrata in vigore del General Data Protection Regulation del GDPR, quindi insomma del nuovo regolamento europeo su questo tema. Molte piazze sono adeguate proprio solo nel 2018. In realtà, se guardiamo questa cosa sapendo che il 25 maggio del 2018 è l'entrata in vigore della norma, andiamo a guardarci questa cosa per diciamo trimestre, vediamo che non solo sono adeguate nel 2018, hanno fatto la maggior parte dei contratti esattamente nello stesso trimestre, vi posso dire anche nello stesso mese in cui la norma è entrata in vigore. Comunque, al di là di questo, posso anche vedere chi sono stati i principali fornitori in questo campo. Avete sulla destra una distribuzione dei contratti che ci fa vedere che in realtà la maggior parte dei contratti sono procedure da poche migliaia di euro. Possiamo poi anche andare a filtrarci per dire, non so, vogliamo vedere i contratti dei comuni piuttosto che i contratti delle società per azioni a controllo e partecipazione pubblica, andiamo a individuarle e filtrato in questo modo i nostri acquirenti, le stazioni appaltanti che ci interessano, possiamo vedere un elenco di aziende. Così, siccome qui ho ritrovato un po' di amici del mondo Open Data, ho pensato di cliccare su l'azienda di Belisario Scorza, che sono altre persone, lo studio legale intendo, sono altre persone che sono attive in questo mercato, e posso vedere questo soggetto nel tempo quanti contratti ha fatto. Siccome sono specializzati su questo tema anche della data protection, come vedete sono saliti molto nel tempo i contratti, anche grazie a questa opportunità di mercato data dalla nuova regolamentazione, insomma, posso andare a guardarmi i dettagli e vedere che altre aziende offrono questi servizi. Faccio un altro esempio rapido per darvi, diciamo, l'idea di un altro tipo di analisi. In questo caso si possono mettere keyword come ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e anche prima che questo progetto, per così dire, decollasse, sia perché era arrivato un po' il suo tempo, sia perché il team digitale poi ha dato una forte spinta, direi, sia di comunicazione che di infrastruttura. Comunque, cosa succedeva alla NPR negli anni precedenti al 2016, 17, 18? Ecco qua, si possono vedere i singoli contratti che rispondono a queste keyword ANPR o Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si possono anche mettere, diciamo, geograficamente questo screenshot, diciamo, ci dà l'idea, mi sembra intorno al 2018, di quali erano le aree in cui c'erano stati più affidamenti per adeguamenti alla NPR. Come vedete, erano molto concentrati nelle tre maggiori regioni del nord. Però effettivamente la cosa interessante è che questi
questi investimenti, diciamo, se poi li andassimo ad analizzare, scopriremmo che erano molto sotto soglia. Noi abbiamo lavorato come consulenti di una commissione parlamentare d'inchiesta della scorsa legislatura guidata da Paolo Coppola e l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è in grado di fornire molti contratti sopra la soglia di 40.000 euro che riguardassero la NPR, se non quelli per l'infrastruttura stessa. Mentre noi andandoci a guardare i singoli affidamenti sotto soglia di 2-3 mila euro l'uno, guardate in media qui 3.000 euro di contratto per un mercato da 9 milioni e mezzo all'epoca, abbiamo visto che moltissimi comuni, letteralmente migliaia, qui vedete 2.851 soggetti diversi, già nel 2018 avevano fatto qualche piccola spesa, appunto 2-3 mila euro, per cominciare ad adeguarsi alla NPR, ma non si vedeva ancora molto perché erano primi collegamenti pilota. Quindi questo è anche un esempio di come un adeguamento in corso può essere visto analizzando questi dati molto frammentati sugli affidamenti diretti. L'altro giorno una mia collega mi ha fatto vedere un'analisi interessante sull'acquisto di borracce. Nel corso dell'ultimo anno è aumentato significativamente, nel corso 2019-2020, è aumentato significativamente l'acquisto di borracce da parte delle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché in generale nel paese c'è stato un aumento di una coscienza, diciamo, ecologica rispetto al fatto di non usare dal boccione dell'acqua bicchieri di carta ma portarsi la borraccia, e questa cosa comincia a vedersi anche nei contratti, tanti piccoli affidamenti diretti per fornire in ufficio strumenti di questo genere. Diciamo per concludere questi esempi, volevo segnalarvi che secondo me le pubbliche amministrazioni da questo punto di vista possono fare alcune cose che darebbero una mano a noi, a Ondata, a tutti gli altri riutilizzatori. La prima di queste cose, a mio avviso, è avere in mente diciamo, l'importanza e gli impatti positivi della qualità dei dati e anche gli impatti negativi quando questa qualità non c'è. Tanto per fare qualche esempio più concreto, se volete, potete dare un'occhiata a questo report che abbiamo realizzato, poi rilanciato anche con gli amici di Infodato del Sole 24 Ore, sulla qualità dei dati dei comuni italiani proprio pubblicati ai sensi delle norme anticorruzione. Qui trovate una serie di diciamo, analisi più di dettaglio, sistematiche, quantitative sulla qualità dei dati. Se volete gli esempi più pratici, prendete per esempio questo, è un contratto insieme a molte migliaia in cui l'oggetto del contratto è stato fatto un po' al risparmio. Cioè, se uno guardasse questa scheda di un contratto sulla nostra piattaforma, apparentemente questo contratto è la commissione di un furto da parte della pubblica amministrazione. Ora sono abbastanza sicuro che la pubblica amministrazione non ha commissionato un furto, probabilmente avrà commissionato un sistema antifurto o un'assicurazione sul furto. Di solito si capisce perché se è un'assicurazione la fornitrice è un'assicurazione, se invece è qualcuno che fa sistemi di sicurezza è un allarme antifurto. In questo caso non era stato pubblicato neanche il soggetto, diciamo, che se l'era aggiudicata. Poi con il codice identificativo gara però possiamo andare a scoprire documenti esterni, in effetti si trattava di una polizza contro furto e rapina. Però ecco, se l'oggetto di quel contratto fosse stato scritto con qualche sforzo in più come assicurazione contro il furto e la rapina anziché furto, forse sarebbe stato più facile per noi fare il nostro lavoro di dare un senso, collegare tra loro delle informazioni sui contratti. Qui diciamo, non ritorno su questo esempio della NPR, diciamo, per questa prima introduzione alle attività che fa Sinapta ho concluso, ma insomma, mi farebbe molto piacere potermi ulteriormente confrontare con voi su questi temi. Se siete curiosi tra l'altro di vedere come funziona nella pratica, io purtroppo oggi così per l'impossibilità tecnica di condividervi lo schermo in maniera live, non vi ho fatto vedere la piattaforma mentre la utilizzavo, solo qualche screenshot, ma se volete provare potete anche andare sul sito contrattipubblici.org e registrarvi un account di prova e vedere che cosa si può vedere, cosa si vede riguardo a
dove lavorate, che conoscete, oppure che cosa si trova riguardo a singole keyword o anche ad aziende che uno voglia approfondire. E vi ringrazio per l'attenzione, vi do la parola a. Attacco. Federico, grazie assai, grazie mille. È questo che succede, cioè capite, quando come pubblica amministrazione iniziate, state esponendo i vostri dati aperti, avvengono dinamiche di questo tipo, cioè ci sono persone con la capacità, con l'esperienza, con la passione di Federico Morato, che mettono mano a questi dati e creano delle robe che voi magari non vi siete neanche mai aspettati dal momento in cui li avete esposti. È chiaro che maggiore, e questo diciamo, io credo che sia un passaggio da fare subito in premessa, nel momento stesso in cui si pensa a esporre dati aperti, quanto maggiore è la qualità dei dati esposti, tanto maggiore sarà la qualità dei servizi che si basano su quei dati. Federico ce l'ha detto a varie riprese, cioè ci sono delle situazioni in cui è possibile fare azioni di questo tipo, altri momenti, altre situazioni in cui si può fare ma con grandissima fatica, andando a scardinare informazioni da file, da PDF e così via, e ci sono altre situazioni in cui nonostante l'informazione esista è impossibile abilitare soluzioni di questo tipo proprio perché la materia prima magari è significativa in termini di informazioni ma è assolutamente inutilizzabile in termini di dati. È utile a mio avviso ragionarci da prima e ripeto, cioè, concludiamo così siamo partiti. L'obiettivo principale è il riuso, l'obiettivo principale è fare in modo che questi dati, una volta esposti, tirati fuori dai cassetti della pubblica amministrazione, vengano riusati da Andrea, da Federico, da centinaia di migliaia di altre persone che in questo momento fanno questo di mestiere, fanno questo per passione, fanno questo per cercare di vederci meglio, lo fanno per una combinazione di tutte queste cose. Pensate ai giornalisti, ad esempio, pensate a quanto solido in questo momento sia il data journalism in Italia all'estero. Federico, c'è una domanda per te. Come amministrazione regionale potrebbe contribuire a promuovere Sicuramente questo? si potrebbe fare assieme una focalizzazione della nostra analisi sulla qualità dei dati, perché in tutte le parti d'Italia ci sono, diciamo, situazioni molto virtuose, situazioni meno virtuose in termini di pubblicazione del dato. Quindi il nostro core di acquisizione di dati sulla trasparenza amministrativa sicuramente può essere migliorato ovunque e quindi anche diciamo in Regione Calabria, e quindi potremmo controllare non solo se la Regione stessa, i comuni pubblicano bene i dati, ma anche, cosa spesso più delicata, da verificare se le partecipate, le controllate, le in-house pubblicano bene i dati, se alcuni dati che spesso sono pubblicati meno bene, tipo quelli sugli affidamenti alle in-house stesse, sono meno presenti nei file e così via. Poi c'è uno step successivo, cioè noi oggi partiamo dal rendere riutilizzabili ed elaborabili i dati che sono meglio strutturati, quindi per esempio gli XML che faceva vedere Andrea prima. È chiaro che quegli XML sono non la punta dell'iceberg, sono la base della piramide, sono molto importanti, sono tanti, però sono un po' sottili, cioè ci danno poche informazioni su ogni singola procedura. Avere tutti diciamo, documenti che vengono pubblicati è un altro passo molto interessante. Magari avere una serie di ulteriori informazioni sui subcontraenti, eccetera, è un altro passo molto interessante. Tra l'altro, uno dei colleghi funzionari collegati ci ricorda l'esistenza degli osservatori regionali sui contratti pubblici. Molto opportuno. Purtroppo la maggior parte degli osservatori regionali sui contratti pubblici non ripubblica dati aperti, ma ha tanti dati interessanti. Molti dati li ricomunica ad ANAC, la quale poi li pubblica anche come dati aperti. Ma per esempio tutto il mondo del subcontraente, dei subcontratti, è monitorato meglio dagli osservatori regionali che da ANAC, e la maggior parte degli osservatori regionali questi dati non li rimette a disposizione. Potrebbe essere interessante vedere qual è lo stato dell'arte su questo in Calabria e capire se
si può valorizzare ulteriormente il fatto che magari questi dati ci siano. Quindi assolutamente può essere un campo in cui rafforzarsi ulteriormente. Infatti noi sulle subcontraente oggi non mostriamo niente nella nostra piattaforma, proprio perché ci sono pochi dati e a macchia di leopardo. Poi si può andare molto oltre, purtroppo qui diciamo, sfociamo in attività che per noi sono ancora attività di ricerca e sviluppo, e si potrebbe lavorare sulle informazioni relative ai singoli prezzi. Cioè, ci sono tante informazioni sul valore degli appalti, ma può essere più o meno interessante sapere che l'ospedale X, l'ASL e Y hanno speso 1 milione di euro in siringhe. Sì, ma quante siringhe? Cioè, la cosa che mi interessa è quanto costava una siringa, non quanti soldi spende in siringhe. Cioè, mi interessano tutti e due, francamente. Quindi, su questo punto, purtroppo oggi, se va bene, riesco ad avere l'informazione in un PDF, ogni tanto in un PDF scannerizzato, da cui devo fare anche l'OCR, per cui sono informazioni ancora molto difficili da estrarre in maniera non del tutto manuale. Quindi, questo era giusto per fare alcuni esempi interessanti. Poi io non ho citato, perché le cose sono troppe, per esempio tutto il mondo della programmazione. La nostra piattaforma in realtà dà una piccola vista anche sul mondo della programmazione, e non tutte le amministrazioni ancora pubblicano dati strutturati, quindi machine readable, come citava prima Andrea, quindi processabili automaticamente, però qualche migliaio di amministrazioni in Italia comincia a farlo. Potrebbe essere interessante rafforzare il numero di amministrazioni anche più piccole che mettono a disposizione dati processabili automaticamente sulla programmazione degli acquisti. Tra l'altro, appunto, per esempio, noi con la Regione Piemonte, proprio con l'Osservatorio dei Contratti Pubblici e Concessi di Piemonte, abbiamo collaborato per diciamo, dare delle viste ulteriori sulla parte relativa ai dati degli osservatori. Purtroppo sappiamo, almeno spero che la situazione in Calabria sia diversa, ma da alcuni dei commenti che vedo passare in chat forse non tanto, gli osservatori sui contratti pubblici di solito hanno budget molto limitati, perché giustamente, non giustamente, ma comprensibilmente, mettiamola così, sono un pezzo dell'amministrazione che di mestiere rompe un po' le scatole. Abbiate pazienza, se la metti in cioè, stanno lì per controllare, per fare un po' le pulci, per dare dei report che danno spunti interessanti, ma a volte anche un po' scomodi, e quindi non è facile valorizzare completamente dall'interno queste informazioni. Secondo me, diciamo, se si riesce a fare il coraggioso passo di metterne tante a disposizione in modo open, sia i report che si producono, sia i dati che ci stanno dietro, altri soggetti, non oltre alcuni dati come soggetto, diciamo, che magari interopera con le aziende più facilmente, ma soggetti come Ondata, Società Civile, giornalisti, potrebbero fare in modo che su questi dati più viste siano messe a disposizione e che non si debba lasciare, diciamo, al buon cuore del dirigente di più alto livello o dell'assessore la scelta se valorizzare o meno quel lavoro fatto, ma semplicemente ci siano una pluralità di soggetti che possono costruire delle narrative diverse e complementari su quel dato, insomma, arricchendo il dibattito, ogni tanto anche magari litigando su qualcosa. Noi quando abbiamo pubblicato quel report sulla qualità dei dati insieme a Infodata del Sole 24 Ore, abbiamo scatenato una polemica di alcuni comuni che addirittura è sfociata in un comunicato stampa che gridava le fake news sulle spese dei piccoli comuni. L'ente che guidava, diciamo, questa crociata contro la nostra fake news diceva che avevamo detto che si spendevano un sacco di soldi pro capite in quel comune, non era vero. Peccato che il dato sia stato corretto nella notte, diciamo, precedente al lancio del comunicato stampa. Quindi è ovvio che non era vero che in quel comune si spendevano centinaia di migliaia di euro pro capite in contratti pubblici. Però l'avevano detto loro, cioè, avevano pubblicato un dato errato con degli zeri di troppo, che hanno corretto dopo che noi con l'infografica abbiamo mostrato che c'era un'anomalia. Quell'anomalia, 99 volte su 100, non è un'anomalia dell'ente, è un'anomalia dei dati. Però se non si corregge l'anomalia dei dati, l'errore nei dati, non si riesce neanche ad analizzare bene la spesa. Cioè, se io ho un sacco di dati sbagliati che sembrano no, segnalare un'eccessiva spesa, delle pratiche illecite,
E poi come faccio a vedere dove c'è davvero eccessiva spesa e pratiche illecite? Se 9 segnali su 10 sono errori, quindi far vedere quei problemi, che spesso sono problemi di dati e non di sostanza, mi aiuta a correggere gli errori, aumentare la qualità del dato e poi a trovare i problemi veri. Quindi questo è tutto un processo purtroppo molto laborioso, ma penso anche potenzialmente virtuoso. E credo che faccia anche parte, come dicevamo all'inizio, di quell'assicurare il diritto digitale al dato, nel senso, ancora una volta dovrebbe essere compito della pubblica amministrazione continuare a fare le cose che faceva anche prima, però tenendo d'occhio quella che è, come dire, la realtà contemporanea dei fatti, cioè se prima queste informazioni venivano rilasciate in un certo modo, adesso è più opportuno evolvere verso formati quantomeno più contemporanei. Su questo c'era una domanda per me in chat prima, adesso provo a rispondere. Cioè, in realtà è impossibile fare un elenco di tutti i siti di o dati citati durante questi tre webinar, perché quantomeno si potrebbe ricostruire, ma un po' a fatica. Probabilmente un buon modo per guardare gli altri siti delle altre pubbliche amministrazioni italiane che espongono dati aperti, dare un'occhiata anche a come sono fatti i portali, quali informazioni a quali informazioni viene dato più risalto o meno, come è creata l'home page, quali sono i dataset più popolati, probabilmente dati.gov.it, che è il portale nazionale dei dati aperti, cioè quello su cui convergono tutti i dati della pubblica amministrazione. È certamente il punto di partenza principale, quindi si può guardare da lì. Prima di chiudere, c'è Anna Infante che giustamente mi ricorda che abbiamo un account Twitter, attraverso cui è anche stato fatto uno stream di questo, cioè un racconto, un live tweeting di questo webinar. Lo trovate a @calabriadati, o quantomeno cliccando sul link che ha appena messo Anna in chat. Grazie, assai Federico, grazie assai Andrea. Grazie a tutti voi che ci avete seguito con fedeltà, mi pare di capire, cioè più o meno le stesse persone che hanno partecipato al primo webinar le hanno seguiti tutti e tre, quindi mi lascio intuire, cioè lo prendo insomma, come feedback positivo, che quantomeno avete trovato interesse nel seguire questa roba che, ripeto, noi ci siamo immaginati proprio come un ciclo, quindi una serie di appuntamenti che avessero una loro organicità anche presi tutti insieme, quindi ci fa davvero molto piacere. Grazie ad Anna Infante, grazie a Francesco Foglia, grazie Laura, grazie Sabrina, grazie a tutti i miei colleghi che ci hanno dato una mano oggi, grazie alla Regione Calabria, a Giovanni, a tutte le persone che ci hanno aiutato a renderla a rendere operativi questi tre webinar. Prima di lasciarvi vi dico che stiamo già lavorando, dovrebbe partire alla fine di gennaio un MOOC, un corso online dedicato al tema dei dati aperti, quindi diciamo una forma di divulgazione, di formazione estremamente divulgativa, esattamente simile a quella con lo stesso taglio con cui abbiamo voluto caratterizzare questi webinar. Su questo chiaramente vi arriveranno tutte le notifiche, le notizie via i canali soliti di formazione che frequentate. Quindi avremo certamente modo di rivederci con chi di voi ci vuole continuare a seguire. Ancora grazie a tutti, buone feste, insomma, rilancio gli auguri di buone feste in chat che stanno arrivando da tutti. Grazie a Grazie tutti, ancora una buona volta, ci festa. vediamo a questo punto presto. Saluto. Grazie a tutti, buona festa. Ciao!